La mia idea è che mai come adesso le nuove generazioni abbiano bisogno di un'educazione orientata di più a un rigore tradizionale. Non mi permetto di esprimere giudizi su altre discipline, ma nella disciplina delle arti e del teatro io penso che sia opportuno che la nostra scuola si orienti decisamente, orgogliosamente a creare una buona officina, un po' come quella dei pittori di una volta, cioè dare tecnica, insegnare la tecnica. Se penso ad una scuola e se penso ad una scuola per attori, il primo concetto che mi viene in mente è l'attenzione all'altro. Questo che vediamo, che è il teatrino della scuola, l'aula principale in cui si svolgono le lezioni di recitazione, questo secondo me deve diventare proprio un luogo in cui il giovane attore si confronta giorno per giorno con la tradizione del teatro, con la tradizione semplice, giocosa, ma molto precisa, strutturata, con delle regole anche molto difficili da imparare, della trasmissione della propria sensibilità. Questa è la recitazione. Che poi la recitazione teatrale, cinematografica, è sempre la stessa cosa, sono vari aspetti di un'unica verità. La fortuna più grande che ho avuto è stata proprio quella di poter condividere quotidianamente le emozioni, i pensieri ed i pensieri teatrali, i momenti belli e anche i momenti meno belli assieme ad una classe di miei coetanei. Un laboratorio della durata di 3 anni dove gli attori trovano dentro di sé la forza, gli strumenti psichici e fisici per poter cominciare a fare questo mestiere, che pur essendo antico non ha mai smesso di essere giovane, nuovo, rivoluzionario, sorprendente. Ogni mattina per 3 anni hai la possibilità di allenare il tuo corpo scenico, la voce, il canto, l'addizione, l'attenzione all'altro. Io credo molto in un teatro che è gioco, prima ancora che essere cultura. Un attore principalmente è un artigiano, è un orafo, è un creatore di qualcosa che ha a che fare con la sua abilità, con la sua libido. Tu sei spettatore costante dello spettacolo italiano e internazionale. È ciò che ci vuole in questo momento per prendere a schiaffi l'apatia generale. Tu hai la possibilità di rapportarti costantemente con l'immensità della materia teatrale grazie a un centro studi fantastico. Esiste l'arte della dedizione a un difficile mestiere. Qual è la strada migliore se non imparare un mestiere folle come quello del teatro? Ma è un mestiere, prima ancora che essere una vocazione. La vocazione viene dopo, non prima.